Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. La scorsa settimana ho fatto la prima pagina dell'album che voglio realizzare con le carte del mio ultimo kit digitale Shabik Romantic Flowers. La prima pagina è stata questa, trovate il tutorial sul mio canale, vi lascio il link comunque nella descrizione così lo trovate più in fretta. Come avevo detto, rinfresco solo velocemente un attimino, la prima pagina è stata realizzata con la carta con i fiori rossi, mentre oggi la realizzerò la seconda pagina dell'album con le carte del kit sul verde. Le carte sono queste, vi faccio vedere solo le carte sul verde che sono quelle che utilizzerò oggi. Quindi c'è la carta col fiore, la carta tinta unita, questa carta dove c'è una cartellina che è già disegnata con la carta verde, gli abbellimenti sul verde, quindi poi vedrete che tanto li utilizzerò dentro nel lavoro, quindi la busta, le tag delle scritte, una parte piccola di fondo tinta unita e una parte piccola di fondo con il fiore. Quindi queste sono le carte verdi che utilizzerò oggi per realizzare il progetto. Per quanto riguarda invece tutte le altre carte del kit, che sono queste, se le volete vedere nello specifico potete guardarle nel video che ho realizzato della prima pagina, ma che comunque vi ripresenterò parte per parte man mano che andiamo a fare poi la terza e la quarta pagina. Detto questo, andiamo a fare la seconda pagina del nostro album. Come prima cosa andiamo a prendere la pagina che io ho utilizzato come base per la struttura. Io ho utilizzato un foglio A4 di una pagina che ho sporcato con le bustine del tè. Voi utilizzate il supporto che avete già utilizzato per fare la pagina precedente. Cosa faccio? Vado a piegare perfettamente a metà il mio foglio A4, così, e poi, come ho fatto la scorsa volta, vado a togliere un pezzettino per farla leggermente più corta e vado a tagliare a 19,5 in questo modo qui, così abbiamo una pagina che è identica a quella realizzata la volta scorsa. Dunque andiamo a rivestire la mia pagina con le carte con la tonalità sul verde. Allora, è inutile dire che io ho già strappato i fogli di carta, perché altrimenti il video sarebbe lunghissimo, noioso e interminabile. Quindi vi faccio vedere la carta già tagliata, ma vi spiegherò man mano da dove ho ricavato i pezzi, così che voi potrete, se volete, farla praticamente identica. Questa vedete che è una parte, vi faccio intanto vedere sempre di riferimento le carte che ho utilizzato. Quindi questa è una parte della carta tinta unita senza fiori, quindi vado ad incollare su tutti e quattro i lati le carte che ho utilizzato e già ritagliato. In questo modo ho rivestito tutti i lati della mia pagina. Per tagliare la carta ho utilizzato questo righello dalla parte più sottile, che dà questo effetto, che è bellissimo secondo me, di carta strappata. Poi con il distress, il solito vintage photo, acquista tutta quest'area così vintage. Fatto questo, andiamo a vedere come decorare tutte le pagine. Partiamo dalla prima. Allora, per la prima pagina io ho deciso di utilizzare una delle buste che trovate nel kit, quindi vi faccio vedere nello specifico questa busta,
questa busta qui, che io ho già ritagliato per fare più in fretta, e adesso vediamo dove l'ho messa, però, perché è ritagliata, ma sembra facile, devo capire, eccola qui. Allora, non l'ho ancora fatta, diciamo, la busta, perché voglio farvi vedere come è veramente semplice realizzarla, non c'è bisogno di fare proprio niente di particolare. La busta è stata semplicemente ritagliata con la forbice, adesso comincio a passare il distress dappertutto, poi lo passerò anche sui pieghi molto velocemente, vedete che è un'operazione velocissima. Poi cosa faccio? Vado a, come vi ho già fatto vedere, vado a piegare dove ci sono già i segni delle alette. Si può anche fare senza righello, ma se lo fate con un righello in questo modo, come sto facendo io adesso, righello ed osso, ci mettete un attimo e viene veramente perfetta, non dovete fare nient'altro. Quindi si tratta solo di centrare bene qui, così. Adesso ho le ombre che ci sono, spero di non sbagliare, perché non voglio mettere la testa sulla busta, perché se io appoggio la testa per vedere da vicino, che vedo meglio, finisce che ricopro quello che sto facendo. Ok, quindi pieghiamo così. E adesso cosa faccio? Allora, intanto chiudo, vedete, in questo modo sul davanti la mia busta. E la mia bustina, guardate che carina e bella che è fatta. Però voglio fare ancora una cosa, vi faccio vedere. Allora, intanto vado con uno stencil che ho messo da qualche parte qui. Eccoci, con questo stencil e con il solito distress vado semplicemente a sporcare l'interno della mia busta, così vedete l'effetto che carino che è una volta chiusa. Questo lo mettete veramente così come capita, andiamo a sporcare in maniera così irregolare fino ad un certo punto. Ok, così, ecco, e vedete che in questo modo la mia busta, quando l'aprite, rimane bella. Manca ancora una cosa da fare, cioè passare il distress sulle fessure, perché a me piacciono anche le fessure proprio annerite, cioè neanche annerite perché è un marroncino, e questo è l'effetto della busta finita, guardate, è bella. Ora però, prima di incollarla sulla pagina, devo fare ancora un'operazione. Per bloccare la chiusura della busta voglio utilizzare un sistema, cioè questo. Allora, mentre l'altra volta vi faccio vedere, avevo utilizzato, vedete, il fermabusta, l'angolino in metallo, che se volete vedere come ho fatto andate nel video di questa pagina. In questo caso non si può fare perché la busta è diversa, è stondata. Quindi cosa voglio fare? Allora, ho ritagliato un fiore da questa carta qui, praticamente ho ritagliato da questa carta questo fiore, l'ho tagliato leggermente più piccolo, ma è lui, perché vi dico, tutto quello che sto usando lo potete tranquillamente replicare perché l'ho preso dal kit. Quindi voglio utilizzare questo fiore per bloccare la mia busta, per cui come faccio? Vado ad usare uno di questi accessori. Adesso ve lo faccio vedere, non so come si chiamano, ecco, vedete che mi sfugge il nome in questo momento, sono questi bottoncini con le alettine, aspettate che lo apro così ve lo faccio vedere, ecco, il bottoncino con le due alettine che servono per bloccare il tutto. E quindi cosa vado a fare? Allora, devo prendere il mio punteruolo, che ce l'ho qui. Siamo stati fortunati perché l'ho trovato in fretta, ok. E ora decido dove mettere il mio fiore e sarà qui, e quindi vado a bucare in questo punto qui, ok. Non c'è bisogno neanche di mettere la spugnettina, tanto. Quindi vado a bucare, buco busta e buco fiore,
faccio un bel buchetto un po' largo e vado a mettere il mio forse ferma campione, ho detto una stupidaggine, non mi viene in mente, eccolo qua, l'ho inserito nel foro che ho fatto e lo vado ad aprire dietro per bloccarlo. Ce la faccio, eh? Ok, le mie unghie si sono distrutte. Ok, in questo modo qua, vedete, che poi andrò a coprire con un pezzettino di carta il metallo dietro, così evitiamo che quando infiliamo qualcosa rimanga impigliato. Quindi quando voglio chiudere la busta, vedete che l'operazione è semplicemente questa. Ok, quindi rimane un abbellimento sul davanti e una comodità per riuscire ad aprire e chiudere la busta in maniera molto semplice, così anche se la riempiamo non rimane aperta. Ora, fatta questa operazione, non mi resta nient'altro da fare che andare a mettere la colla sui laterali in modo da chiudere la mia busta. Quindi mettiamo la colla qui e qui e la chiudiamo in questo modo qui. Ok, e la nostra busta è pronta. Non l'avevo fatta prima perché vi volevo proprio far vedere come avevo in mente di realizzarla. Invece, quando si tratta solo di attaccare cose semplici, non sto a farvi perdere tempo, ma le preparo già prima. Quindi, questa è la mia busta, così chiudiamo. E l'idea è metterla qua sul davanti, ok, in questo modo, creando la solita tasca, così riusciamo anche ad inserire qualcos'altro. Ora vado a mettere la colla solo sul bordo, così, e vado ad incollare centrata dove volete, ok, qui così. Ora, mentre la colla fa presa, vi faccio vedere come volevo allora finire di decorarla. All'interno ho ritagliato, praticamente vi faccio vedere come ho fatto questo, che ho già fatto, come vi dicevo, per non farvi perdere tempo. Praticamente questo non è nient'altro che il mio rettangolo che trovate su questo foglio, che ho piegato, decorato col distress e poi fustellato con la mia fustellatrice negli angoli. Questo per creare questo mio bigliettino, che può essere utilizzato sia per attaccare una foto che per scrivere. Stessa cosa che voglio fare qui per abbellirlo ulteriormente, passo appena appena un po' del mio stencil. Voi chiaramente utilizzate quello che avete, lo faccio in maniera molto molto leggera e in maniera anche così irregolare, perché a me piace così, ognuno può farlo come meglio crede. Dopodiché qua si può mettere anche un'etichetta, prendiamo, date che ce le ho già pronte, qua c'è il kit delle mie etichette che ho già ritagliato e vediamo un po', ecco, già questa smile mi piace, che fa sempre bene sorridere, e quindi gli vado ad attaccare questa, così. Ok, perfetta. Quindi mettiamo via le etichette, vedete che anche queste etichette hanno dei colori che le ho fatte neutre apposta, proprio per far sì che si potessero poi abbinare un po' con tutti i lavori, anche perché il mio genere di lavori è sempre abbastanza così soft sul regolare, perché a me piace così. Quindi questa è la mia cartellina, che però voglio ancora andare a abbellire, vediamo un po' come. Allora, questa è un'etichetta che ho semplicemente trovato, che trovate nel kit,
andrei a decorarla con un pizzettino, perché non dimentichiamo che questa è la seconda pagina dell'album e quindi cercate di utilizzare gli stessi pizzi, le stesse tonalità che avete utilizzato per l'altra, così andrà un po' a richiamare il tutto. Però non metto questa parte qui, sì, per forza, in realtà volevo metterla così, guardate, ho fatto un errore, ma ve lo faccio vedere. Allora, l'avevo pensata così, in modo che rimanesse più neutra, però ho attaccato l'etichetta al contrario, quindi vuol dire che questa deve stare così. Perfetto. E quindi niente, va bene lo stesso. Metterò il pizzettino qui di lato e questo lo mettiamo qua, in questo modo qui. Quindi utilizziamo questa colla qui, la Flash Bond, che per i pizzi è meglio. Poi va bene anche la tacky glue, però devo dire che questa qui mi si attacca molto prima. E quindi posso usarla anche per la carta, per qualsiasi cosa, non è che ve l'ho già detto in altri video, non bisogna utilizzarla solo per i pizzi, ma anzi, va bene veramente per tutto. Quindi poi potete spostarla come preferite, per cui non... Eccoci. E quindi abbiamo ulteriormente decorato il nostro bigliettino. Chiudo la colla perché sennò mi si secca tutto. Ok, quindi questo va inserito qua così, però voglio ancora fare un'altra cosa, e cioè ho strappato un particolare sempre da questo rettangolino. Questo è, dicevo, il vantaggio delle carte digitali, che potete stampare tutti i fogli che volete con gli spessori che volete a seconda di quello che vi serve, perché voglio mettere decorare la parte in alto in modo che rimanga così, con ancora due pezzettini di pizzo che potrebbero essere, vediamo un po', perché ecco, tipo qui e tipo qui. Perfetto. Allora facciamo così, vado a mettere un po' di colla. Così, poi dopo, limite, se lo attacchiamo subito possiamo spostarlo in modo da creare, perché voglio vederlo anche montato. Ecco, per esempio questo qui. No, come avevo deciso di metterlo, ho già dimenticato. Così, perfetto. Ok, ci siamo. Allora vado a mettere la colla qui e siamo a posto. E incolliamo in questo modo qua. Ok. In modo che si veda anche con il mio cartellino inserito, così. Dopodiché direi che potrebbe già bastare, ma se voglio inserire ancora qualcosa ci penso dopo. Potrei ancora inserire un fiorellino che ho fatto, ma l'inserisco alla fine, perché così vi faccio vedere i fiorellini che ho realizzato con la carta e poi quando ho finito il tutto decido come inserirli. Ora vediamo la seconda pagina. La seconda pagina che ho realizzato chiaramente dal foglio con il disegno più grande, messo in questo modo. Dunque, ho deciso semplicemente di abbellirla con una tasca, che è questa, fatta dalla parte senza disegno, che quindi vado ad incollare solo nei laterali. Ecco, così. Ok. Qui vediamo che la tasca si è creata, aspettiamo che sia asciugata e poi voglio andare ad applicare questo abbellimento che trovate anche sul kit. E anche qui mettiamo l'etichetta, vediamo un po' che etichetta mettere. Allora,
vediamo un pochino, ne prendiamo un'etichetta con un'altra scritta, vediamo un po'. Enjoy, mi piace, sì, va bene, mettiamo questa. Quindi andiamo ad incollare. E dopo faremo una tag così. Dopo faremo una tag da inserire nella tasca. Adesso finisco di completare le pagine e poi ci occupiamo anche della tag. Eccoci. Vedete che rimane fatto in questo modo. Allora, chiudiamo la colla perché qui vi devo far vedere la terza pagina. Allora, la terza pagina ho fatto una cosa di questo tipo. Allora, io li ho già realizzati, sempre per il solito discorso di non perdere tempo. Ho ritagliato due adesso rettangoli, vi do tutte le misure, le ho ritagliate da questo kit, chiaramente. Ho preso questa fascia e ho preso questa fascia. Liberi poi ognuno di scegliere la fantasia che preferite. Allora, queste e anche le dimensioni, adesso voi vedete come vengono, ma al limite potete anche farlo più piccolo, potete anche farle più grandi se volete. Comunque io le ho fatte 23 per 7 centimetri e mezzo, perché praticamente ho piegato in tre. Vedete, quindi abbiamo ogni quadrato che è un 7,5 x 7,5, così, per fare questo lavoro sia su una parte che sull'altra. Quindi 23 x 7,5, e poi ho diviso a 7,5, ho fatto i pieghi in questo modo qua. Però prima di andarli ad attaccare voglio mettere dei pizzi. Allora, utilizzerò del pizzo per chiudere i miei due blocchettini, però anche qui, prima di andare a fare il lavoro di chiusura, vado a sporcare con il mio distress e il mio stencil in questo modo qua, sempre in maniera molto irregolare, un po' dappertutto. Così facciamo un pezzettino su ogni, ok, vedete che cambia subito l'aspetto. Dopodiché abbiamo primo pacchettino e secondo pacchettino, dove si potrà andare a scrivere o incollare delle foto. Però dicevo, voglio chiuderle con del pizzo, per cui facciamo in questo modo. Allora, intanto tagliamo del pizzo più o meno che mi permetta di fare un fiocchettino, facciamolo un po' più lungo, sapete che io sono sempre tirchia, e poi per non sprecare, e poi magari mi ritrovo che ho tagliato troppo corto, non riesco neanche a fare il fiocco, speriamo di no, no, ce la dovrei fare. Quindi tagliamo due pezzi uguali, così, uno e due, sì, li ho fatti fin troppo lunghi, ma va bene lo stesso, sono più carini. Ora, dunque, voglio decorare, prima di mettere il mio pizzo, vado a decorare. Allora, la parte sotto è già abbastanza decorata perché c'è il mio fiore, invece nella parte sopra ho strappato dei particolari piccolini dalle carte più piccole. Questo addirittura è del kit con i fiori rossi, era un avanzo che avevo, quindi ho praticamente recuperato due fiorellini che applicherei in questo modo qui, giusto per, ok, per dare un po' di colore anche alla parte sopra. Per cui vado a incollarli, poi chiaramente le decorazioni potete farle come vi passa per la testa, immaginate paillette, nastri, nastrini, perline, potete attaccare tutto quello che volete, qui il gusto è a libera scelta. L'unica cosa
dal momento che poi faremo un album con queste quattro pagine, ricordatevi di fare delle cose che poi nell'insieme stiano bene, perché poi faranno parte dello stesso lavoro. Quindi cosa vado a fare? Vado a creare, a chiudere i miei blocchettini con il nastrino, facendo dei fiocchetti, così. Sì, questa volta non sono stata tirchia e quindi si riesce, forse si riesce a fare fiocchetto. Oh mamma mia, ok, ce l'abbiamo fatta. Ecco, vedete che direi che la misura è giusta. Facciamo uno e facciamo due. Oggi, mentre faccio il fiocchetto, vi racconto una cosa che mi ha emozionato. Gliel'ho detto alla persona, ma ve lo dico anche a voi. Ho ricevuto il messaggio di una signora di 77 anni che mi segue, che veramente ha dei problemi perché vede poco, insomma tutta una serie di problemi, ma a parte i complimenti che mi ha fatto, che quelli sono relativi, ma mi ha detto che praticamente illumino con i miei video le sue giornate. E la cosa, vi giuro, mi ha emozionato e mi ha fatto veramente piacere, perché sentirsi dire una cosa così mi ha proprio lasciata, mi ha spiazzata veramente. È stata lei che mi ha illuminato la giornata dicendomi una cosa del genere, perché è stata veramente molto 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 carina. Ecco, adesso che ho messo i miei fiocchettini, vado a incollare il tutto sulla pagina. Allora li metto al centro, perché incollerò anche la parte sotto. Poi avevo ritagliato un'etichetta. Ah, se non la trovo siamo rovinati. Sì, dove l'ho messa? Aiuto, la cercherò dopo, da mettere qui. Oh, si è sicuramente infilata da qualche parte. Va bene. Allora, mettiamo la colla. Così. Anche sul pizzo, così rimane fermo. Ok, e andiamo ad incollare. Io le voglio mettere così, un po' sfalsate, poi chiaramente ognuno libero di metterle come preferisce. Quindi una e due, così. Ora devo trovare il pezzettino di etichetta che ho deciso di mettere qua, perché l'ho tagliato, ce l'ho, lo so che ce l'ho, ma lo cerco e lo piazzo. Finalmente trovata l'etichetta, mi stavo preoccupando. Ecco l'etichetta che ho deciso di mettere qui. Questa è un'etichetta che trovate nel kit, che ho solo tagliato per accorciarla, e la metterò qui in questo modo. Quindi colla, vedete che per la carta utilizzo indifferentemente una colla piuttosto che l'altra, non c'è differenza, così vanno bene tutte e due. E questa la incolliamo qui, così. Follow your dreams, ecco. Quindi vedete che carini i miei blocchettini. Ora il nastro è bloccato, quindi quando voi lo utilizzate rimane incollato e poi è semplicemente da chiudere. Ok, quindi le prime tre pagine sono concluse. Vediamo come realizzare la pagina posteriore. Allora, per decorare la parte posteriore della pagina, io ho già preparato una cosina che è molto semplice. Non ho rifatto il tutorial di come è fatta, perché sul mio canale trovate già il tutorial, l'ho già fatta una volta in un video dove ho fatto degli abbellimenti, vedere come fare degli abbellimenti per il junk journal. Quindi nella descrizione del video vi lascerò il link del tutorial per fare questa cosa, che è veramente veramente semplice. Allora, in realtà questa aperta è così. Vi spiego solo cosa ho utilizzato. Praticamente ho utilizzato, questi sono dei centrini per i dolci,
e quindi li trovate dappertutto, nei supermercati, dai cinesi, dove preferite. Quindi non ho fatto nient'altro che tagliare un quadrato dalla parte principale del mio kit verde, perché questo fiore mi piaceva molto. Quindi il lato il diametro del mio centrino era 14, quindi ho tagliato un quadrato 14x14 e poi sono andata ad incollare, ho piegato a metà i centrini e li ho incollati sugli spigoli. Vi dico, è una cosina veloce, semplice ma bella, ma non sono stata lì a perdere tempo a farvi il tutorial perché l'ho già realizzato. Vi lascio il link nella descrizione. Per chiuderlo, vedete, una volta realizzato, si chiude in questo modo e comunque rimane fermo. Dal momento che ho utilizzato, allora io ho utilizzato questi centrini. Voi potreste anche utilizzare dei cerchi di carta e rimane più rigido. Con il centrino vedete che rimane un pochino morbido. Quindi anche in questo caso pensavo di utilizzare il mio semplice nastrino per chiuderlo meglio, così quando anche si vuole mettere dentro una foto, per esempio, o qualcosa, o si vuole inserire qualcosa dentro, non c'è il rischio che si apra. Per cui vediamo un po' se questo nastro è sufficiente così. Ok, quindi chiudiamo. No, l'ho fatto troppo corto. Ecco, vedete che io sono sempre molto molto tirchia, quindi così va bene invece. Ok, quindi chiudiamo. Facciamo un fiocchettino. Ok, in questo modo rimane fermo. Allora, adesso però vi faccio vedere una cosa. Dunque, taglio le forbici dove le ho messe, dove le ho messe, dove le trovo. Ah, sì, sono qua. Allora, tagliamo e via. Praticamente, visto che in questo caso ho il centrino beige e il nastrino bianco, non mi piace. Non mi piace molto il. Quindi cosa vado a fare? Vado a colorare il centrino. Qua, scusatemi, non il centrino, il pizzo. Per cui cosa faccio? Vado a prendere, vediamo se ho del distress verde, che potrebbe essere questo. Potrete anche utilizzare del qualsiasi tipo di colore molto 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 anacquato, così giusto per sporcare un pochino il pizzo. Adesso questo è parecchio scuro, io vado a mettergli un bel po' d'acqua, così vediamo un po'. Mamma mia, questo qui si è proprio. No, potrebbe essere che non vada bene il colore. Adesso vediamo un attimo. Sporco il pezzettino di centrino che è avanzato per capire se la tonalità mi piace, ma sì, potrebbe essere. Allora, facciamo così. Non vado a sporcarlo tutto, vado a fare proprio così dei pezzettini, guardate, in modo solo che ogni tanto ci sia del verde e ogni tanto ci sia del bianco, così. Direi che così va già bene. Ok, va bene così. Questi pizzi si prestano bene a fare questi lavori qua. Anche di questi li ho presi su Amazon, vi lascio il link. Ci sono dei vari spessori, ok? Così già fa un altro effetto. Ok, lo mettiamo al centro anche questo. E adesso andiamo ad incollare il tutto sulla pagina. Devo lasciare un po' di spazio sotto perché volevo mettere l'etichettina. Questa con le foglioline, altra etichettina che trovate già nel kit, quindi vado a sporcare col distress. Così andiamo ad incollare e poi dopo incolliamo la parte in alto, così lasciamo il giusto spazio. Quindi incolliamo prima l'etichetta. Ok, così. Ok, e adesso possiamo andare ad incollare il tutto. Allora,
Mettiamo bene al centro il nostro pizzo. Così, eccoci. Basta, è più che sufficiente. E incolliamo il nostro particolare qua. Ok. Adesso voglio ancora mettere un'etichettina dove le ho appoggiate qui. Facciamo così. Mettiamo ancora, vediamo un po', mettiamo questa qui, Passion, e poi ne cerchiamo un'altra piccolina, quindi qua, Dream, perfetto. Andiamo ad attaccare anche queste. Quindi colla. Adesso all'interno del mio lavorettino qua stavo pensando, eccoci. Allora, visto che avevo già creato una busta, ma poi l'ho lasciata, ho deciso di ricrearne un'altra per farvi vedere come facevo a bloccarla. Praticamente facciamo così, chiudo questa busta in questo modo. Ho lasciato tutte le quelle aperte, così si secca tutto, eccoci. Quindi questa bustina qui, per esempio, ci sta, per cui per lasciarla lì così, vedete un po', gliela mettiamo dentro. Eccoci qua, così. Vediamo se ci sta. Sì, ci sta. A posto. Vado a chiudere. Così rimane il tutto ben fermo, vedete che se anche inserite, così vi ho fatto vedere che se inserite qualcosa all'interno non è un problema perché poi col nostro nastrino andiamo a chiudere il tutto. Per cui rivediamo un attimino la prima pagina, le due pagine centrali e il nostro posteriore. Allora, ci resta da fare la tag da inserire nella mia taschina. E allora dovrei averne già tagliata una che era nel kit, vediamo se la trovo veloce veloce. Sì, eccola qui. Perfetto, c'ho il filo dei fili della colla della flash bond che vagano. Quindi ho già una tag tagliata e posso fare così, ne posso ritagliare un'altra. Poi la potete anche ritagliare su una carta normale e non sprecare un'altra tag così, ma utilizzare una parte magari di carta che vi avanza. Ma io in questo caso la taglio e la vado ad incollare sopra l'altra, in questo modo qui. Dopodiché passerò il distress. Quindi vado ad incollare. Potete stampare la carta fronte retro su una carta da 200 grammi, quindi non dovete neanche incollarla una sull'altra perché comunque rimane già abbastanza spessa. Potete incollarla sull'altra tag come sto facendo io, potete incollarla su un pezzo di carta diverso, tinta unita o un pezzo di carta per scrivere. Capite che le opzioni sono infinite. Ora io vado a sporcarla nei bordi, così. Adesso bella spessa perché questa carta era 170 grammi, quindi l'ho messa doppia e è rimasta un bello spessore. La sporco da tutte le parti.
E voglio fare una cosa, allora, andare a sporcare anche questa col mio stencil, così, giusto qualche particolare, sia da un lato che dall'altro, eccoci, ok, e voglio anche fare lo stencil un pochino su solo certi particolari dell'album, potrebbero essere qua sotto, per esempio, così, giusto per abbellirlo ancora un po'. Qui vedete che ho preso un po' di etichettina, un po' no, cioè questo vi dà la misura di come con veramente delle piccolissime accortezze, no, qua dietro direi di no, qua sì, con delle piccolissime accortezze potete rendere subito più carino tutto, eh? Quindi anche qui andiamo a passare un po', ok, ok, perfetto. Ora finiamo la tag perché non è finita. Invece di mettere il solito, di fare il foro e di mettere il nastro come ho fatto su queste tag qui, volevo farla diversa. Allora, vediamo un po' se l'idea che ho in mente funziona. Voglio prendere un pezzo di pizzo, il pizzo che ho utilizzato per abbellire, e fare una cosina del genere, vediamo un po' come viene, perché questo pizzo, essendo così un po' in questo particolare, non so se, però la mia idea era fare una cosina così, anziché, sì, non mi dispiace, anziché mettere il fiocco, fare bloccare il pizzo in questo modo, ok, quindi lo vado ad incollare, lascio un attimino che si asciughi, così poi vi faccio vedere l'effetto, e nel frattempo vi faccio vedere ancora una cosa. Allora, io ho realizzato dei fiorellini, adesso ve li faccio vedere. Mamma mia, sto seminando perline da tutte le parti. Ok, allora ho realizzato questi fiorellini praticamente. Ho ritagliato dei fiorellini piccolini con la carta, sempre con la carta, l'ho appena appena colorata, sui bordi gli ho messo dentro delle perline. Comunque, anche qui io li ho già realizzati perché altrimenti portava troppo tempo, ma ho fatto un video sul mio canale di fiori di carta shabby, semplicissimi da fare, vi lascio il link anche dei fiori, così se volete riprodurli ci mettete un attimo e vengono carini, perché sono piatti, quindi guardate che carini. E poi ho anche ritagliato semplicemente delle foglioline a mano, senza stare a disegnare niente, ho tagliato delle foglioline stropicciate e fatte come fiori, ma se andate a vedere il video dei fiori riuscite veramente a farlo in un attimino. E quindi ho fatto questi tre fiorellini, che adesso si tratta di capire dove li vogliamo incollare. Questi sono i fiorellini che ho applicato, quindi sul frontale, all'interno e qui sotto al fondo della pagina. Invece questa è la tag con il pizzo che ho incollato, e adesso per finirla vado anche qui ad incollare una mia etichetta. Passo però prima il distress qui bene sul bordo, ok, e vado ad incollare . Chiaramente questa è un'altra idea di come utilizzare le carte verdi, ma poi chiaramente ognuno può pensare di utilizzarle in maniera differente. Questa è una mia idea di come
di come si possono utilizzare. Quindi andiamo qua, andiamo a inserire la nostra tag e vi faccio vedere il lavoro finito un pochino più nel dettaglio. E questa è la seconda pagina di quello che sarà l'album Shabby Romantic Flowers. Mancano ancora due pagine e poi la copertina. Quindi pagina 1 e pagina 2. Anche il video di oggi è terminato, abbiamo fatto la seconda pagina, questa è la prima delle quattro che realizzeremo per fare l'album Shabby Romantic Flowers. Spero di esservi stata di ispirazione. E lasciatemi i vostri commenti, che sono sempre più numerosi e mi fanno sempre più felice. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e comunque cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!